Buongiorno a tutti, sono il dottore Eugenio Sclauzero, lavoro in provincia di Udine come ginecologo, psicoterapeuta e terapie olistiche. Quello che vorrei dirvi oggi è come l'utilizzo del cell food nelle varie patologie dove viene a mancare l'ossigeno possa comportare un miglioramento di tutti gli aspetti legati all'astenia, alla difficoltà di respirazione, a tutti gli aspetti anche collegati al metabolismo stesso della cellula, in quanto il metabolismo a livello dei mitocondri è legato proprio dalla quantità di ossigeno e di zuccheri e di acqua che viene portato in questi organuli, che sono un po' le fucine della nostra produzione energetica nel corpo. Altro aspetto è valutare come e perché questi organuli possono non essere funzionanti, e qui ci viene in aiuto un test che è lo SDRIVE, che attraverso l'indagine del bulbo del capello ci permette di valutare le varie carenze sia dal punto di vista vitaminico, di sali minerali, aminoacidi, acidi grassi polinsaturi e tutto quello che riguarda poi gli aspetti delle interferenze esterne, considerando appunto interferenze elettromagnetiche, interferenze legate all'intossicazione, a metalli tossici o quant'altro, che possono andare a bloccare l'attività funzionale di questi mitocondri che sono la base del nostro benessere. Tutto questo avviene se noi miglioriamo l'apporto di ossigeno, e self-food serve proprio a questo, a portare un apporto di ossigeno migliore. Vedere se arriva o meno ossigeno, se la cellula è più o meno intossicata, se l'organismo ha più o meno bisogno, lo possiamo fare da un punto di vista di screening attraverso appunto il test del capello, del bulbo del capello, dello SDRIVE.